Sembra di essere in mezzo a Marte. Ricordo la prima volta che sono arrivata qua con questi telescopi giganti. È stato il sogno diventato realtà in pratica. Sono Martina Baratella, sono una ESO Fellow e lavoro qui all'Osservatorio Paranal. Io sono arrivata a ESO in Cile nel novembre 2023, dopo aver completato 2 anni di postdoc in Germania, a Potsdam, e è sempre stato il mio sogno lavorare in un osservatorio, quindi ho applicato per la posizione di fellowship qua, che mi permette di spendere 50% del mio tempo a fare osservazioni con i telescopi di VLT. Mi piace molto la sinergia che c'è fra noi astronomi e scienziati, ingegneri, meccanici, software e tutti gli altri dipartimenti che fanno funzionare Paranal come una macchina ben oliata, la chiamiamo così. Astronomi che vengono in visita, anche tutti gli ingegneri meccanici vivono nella residenza, che è questo hotel vero e proprio. Si poteva anche prenotare la stanza in passato, che è stato costruito sottoterra in pratica. Quindi si scende una rampa, si entra nella residenza e si apre questo spazio immenso coperto da una cupola che viene coperta ogni notte, che sovrasta il giardino che abbiamo e la piscina che serve per i lavoratori che sono qua per trovare un posto dove sopravvivere all'assenza di umidità al di fuori nel deserto di Atacama. Ci sono degli uffici che sono dedicati a sia astronomi in visita che anche a PSIOPS, che è la divisione di cui faccio parte. PSIOPS significa Science Operation. E se sono liberi si può stare qui a lavorare durante il giorno, principalmente durante il pomeriggio, oppure si può andare, come piace a me, direttamente in control room e andare, arrivare, prendere il caffè, berlo sulla piattaforma insieme ai telescopi e poi iniziare la giornata. Una spettroscopista stellare, quindi analizzo lo spettro elettromagnetico delle stelle per derivare i parametri atmosferici, quindi temperatura, gravità e velocità di rotazione, in più la composizione chimica, quindi determinare che elementi compongono quella specifica stella che sto analizzando. E analizzo un po' tutte le stelle, in particolare stelle che si formano in ammassi aperti, quindi gruppi di un centinaio di stelle che nascono insieme. E ultimamente mi sto anche specializzando e interessando alla connessione stella-pianeta e quindi capire dalla composizione chimica della stella cosa possiamo derivare per quanto riguarda la composizione chimica del pianeta o dei pianeti che formano il sistema planetario intorno alla stella. E mentre sono qua, invece, osservo con 2 telescopi, UT1 e UT2, che lavorano insieme e quindi sono trainata per utilizzare 6 strumenti differenti, tra cui molti spettrografi. Oltre a UT1 e UT2 faccio parte anche dell'Instrument Operation Team di Formost. Formost è un nuovo strumento che ha visto la prima luce giusto sabato scorso, 18 ottobre, ed è un multi-object spectrograph, quindi è uno strumento con cui si possono osservare simultaneamente 2436 oggetti, formato da fibre che si muovono indipendentemente una dall'altra e possono essere mosse in circa 2 minuti per puntare target differenti nel cielo. È formato da 2 spettrografi, uno a bassa risoluzione e uno a alta risoluzione, che ci permetterà di derivare la composizione chimica di milioni di stelle nella nostra galassia.